Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a ricostruire questo abitatore Bosch dotandolo di una batteria a litio. Con l'occasione vedremo come scegliere la corrente del BMS in base alla corrente di spunto del motore. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Ho per le mani questo vecchio avvitatore Bosch modello PSR Color che è stato più volte riparato e modificato. Oggi ho scelto di recuperarlo trasformandolo in un avvitatore alimentato con batterie a litio. In origine questo avvitatore funzionava con un pacco batterie composto da due batterie nickel metal idrato da 1,2 V. Si tratta di un oggetto vintage che una volta era venduto con plastiche trasparenti di vario colore. Per questo recupero dovrò anche sostituire la pulsantiera originale ormai rotta e non più funzionante. Per tale sostituzione potremmo anche utilizzare un interruttore a bilanciere a tre posizioni, due vie. Oppure, ancora meglio, potremmo utilizzare un interruttore per trapano a batterie a velocità progressiva. Link in descrizione. In ogni caso, per questi pulsanti dovrò applicare un manico al mio avvitatore. Ma cominciamo col dare un'occhiata agli ingranaggi interni. Abbiamo dei classici ingranaggi satellitari che servono per demoltiplicare la velocità e la forza del motore. Questi motori hanno tensioni minime e massime di funzionamento, verificate prima dell'acquisto. Il mio motore dovrebbe avere una tensione di funzionamento intorno ai 3 V. La pulsantiera originaria commuta i due poli del motore sui due poli delle batterie con un meccanismo molto originale. Questo tipo di pulsantiere on-off ormai non vengono più utilizzate negli avvitatori, che invece utilizzano dei controller a velocità progressiva comandati da un potenziometro posto direttamente nel pulsante. Prima di addentrarci nella costruzione vera e propria di questo avvitatore, facciamo un po' di esperimenti con questo motore andando a saldare due fili di collegamento per verificare l'assorbimento sia in termini di normale funzionamento che di spunto, ossia all'avvio del motore. Con un alimentatore variabile andiamo ad impostare una tensione da un minimo ad un massimo, partendo per esempio da 3 V, tipici di una batteria a litio, e verifichiamo la corrente di normale funzionamento e la corrente di spunto. Abbiamo all'incirca 1,2 A, mentre per la corrente di spunto possiamo semplicemente moltiplicare per 5 la corrente normale. Considerando anche che la corrente aumenta sotto sforzo fino ad arrivare per esempio a 1,8 A, possiamo ipotizzare una corrente di spunto pari a 10 A. Una buona regola nella scelta della corrente massima per il BMS è quella di moltiplicare per 5 la corrente massima assorbibile dal nostro carico. Una volta superata questa massima corrente, per esempio in caso di cortocircuito, il chip del BMS che monitora la tensione e la corrente assorbita dalla batteria interverrà e interromperà il collegamento tra il negativo della batteria e il negativo del carico. Il BMS interviene altresì allorquando è il caricabatterie che sta caricando troppo la nostra batteria. Sia il carico che il caricabatterie si collegano agli stessi pin. Tuttavia, in caso di necessità, interverranno due MOSFET diversi, uno di overcharge, l'altro di overdischarge, contenuti all'interno dello stesso chip. Il numero di MOSFET di commutazione posti in parallelo determina l'amperaggio massimo del BMS. Pertanto, potrei scegliere direttamente il BMS da 10 A. Ma per non rischiare preferisco andare sul sicuro e scegliere quello da 15. La batteria sarà protetta ugualmente. Ognuno dei due MOSFET presenti in ciascuno di questi chip sopporta infatti 2,5 A. Una volta chiarito come scegliere il BMS in base alla corrente di spunto, passiamo all'atto pratico. Per realizzare il mio manico in legno utilizzo questa bandella perforata in metallo, link in descrizione, e un semplice pezzo di legno. Per adeguare il manico alle rotondità del mio avvitatore, con l'utilizzo di una smerigliatrice vado a togliere il legno in eccesso. Successivamente rifinisco il manico con una raspa.
Al termine di queste operazioni il manico sarà pronto per il fissaggio. Prima però andiamo a rimuovere la bandella in eccesso con l'utilizzo di questa taglia lamiere. Fisso la bandella al manico con una vite autofilettante per legno. In questi casi può essere opportuno perforare il punto per evitare di spaccare il legno, mi raccomando. È il momento di fissare la bandella al corpo del mio trapano, stando attento a non intaccare i meccanismi interni. Segniamo i punti per la foratura e il fissaggio e pratichiamo dei prefori senza intaccare i meccanismi contenuti all'interno. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso supporto. Una volta fissato il manico al mio avvitatore, sono pronto per procedere al resto del montaggio. A tal fine mi procuro uno slot per batterie a litio 18650. Per questo progetto occorrerà una batteria con capacità di almeno 2,5 Ah, al di sopra della corrente massima assorbita dal carico, in modo da evitare l'abbassamento di tensione sotto carico. Questo slot sarà fissato oltre che con del biadesivo anche con delle viti autofilettanti a legno. Prima del fissaggio, tuttavia, mi procuro un interruttore per trapano a batteria con controller progressivo di velocità e inversione di marcia. L'interruttore si collega da un lato alle batterie e dall'altro al motore. Il selettore scambia istantaneamente i contatti al motore. All'interno è presente un controller comandato dal potenziometro azionato dal pulsante che genera una tensione corrente variabile che permette di variare i giri da un minimo al massimo consentito dalla batteria. Viste le notevoli correnti che vanno verso il motore, questo controller dispone anche di un'aletta di raffreddamento. Per il selettore di marcia mi inventerò un'interfaccia per il suo agevole spostamento. In alcuni casi è presente anche un'uscita supplementare a LED per illuminare il punto di lavoro. Andiamo a prendere le misure per effettuare lo scasso sul mio manico per inserire questo interruttore. Effetto il fissaggio con l'utilizzo di colla a caldo. Fatta questa operazione, posso andare a fissare finalmente il mio slot per batteria 18650 con l'ausilio del biadesivo e anche di una vite autofilettante posta nella parte più in basso. In alternativa, la batteria poteva essere direttamente saldata ai due fili senza utilizzare lo slot. È il momento di installare il caricabatterie. Per questa batteria 18650 utilizzo un modulo TP4056 puro, cioè senza la protezione del BMS. Provvisto di connettore micro USB per la ricarica, questo modulo fornisce il ciclo Constant Current Constant Voltage tipico per la ricarica delle batterie a litio. In pratica questo chip fornisce una tensione variabile per mantenere costante la corrente di carica nella fase constant current, per poi passare ad una tensione costante di 4,2 volt a fine carica. Questi moduli di ricarica spesso vengono venduti con già in dotazione il BMS e i relativi MOSFET di interruzione. Tuttavia, i due MOSFET presenti nel singolo chip supportano una corrente di protezione massima di 2 A. Da qui la scelta del modulo singolo con BMS a parte da 15 A. Andiamo a fissare tutti questi moduli sul manico del mio avvitatore con l'utilizzo di biadesivo e successivamente con colla a caldo. Con lo stesso metodo vado a fissare sul manico il BMS 1S, mettendo in evidenza il lato del collegamento alle batterie e carico e scarico. Andiamo ad effettuare tutte le saldature, cominciando dal polo positivo della batteria e il polo negativo collegato allo slot 18650. Viste le correnti in gioco, per tutti questi collegamenti utilizzo dei cavi rigidi da 1 mm quadrato, normalmente utilizzati negli impianti delle linee telefoniche.
In parallelo al caricatore colleghiamo i contatti di ingresso del pulsante dell'avvitatore. Inutile dire che in questi casi è importante rispettare rigorosamente le polarità più e meno indicate sui circuiti stampati e sul pulsante di avvio del motore. Ricapitolando, all'uscita del BMS abbiamo collegato sia il carico, il modulo TP4056, che lo scarico, ossia il motore del nostro avvitatore. Per l'illuminazione del punto di lavoro collego in parallelo al mio motorino due LED in parallelo, ma collegati con inversione di anodo e catodo, in modo da avere l'illuminazione sia con marcia avanti che con marcia indietro. Una volta fissato nuovamente il manico, andiamo a saldare i due fili che escono dal pulsante verso il motorino e dunque verso i LED di illuminazione collegati in parallelo. Nel frattempo vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link ai materiali e agli attrezzi utilizzati in tutti i miei video, cliccando sui quali contribuirete al mio canale. Per la copertura della parte retro di questo avvitatore utilizzo un tappo in plastica riciclato. È il momento di effettuare un piccolo collaudo. Inserisco una batteria litio 18650. Nel frattempo ho inserito questa rondella in plastica per effettuare la selezione del marcia avanti e marcia indietro. Una comoda soluzione a portata di mano. Partiamo dalla velocità più bassa e fino al massimo. Spostando il selettore di marcia si illuminerà l'uno o l'altro LED montato in parallelo. Bene, è il momento di occuparci della parte estetica. Ritaglio un pezzo di questa guaina termorestringente per ricoprire il mio manico, lasciando un intaglio in corrispondenza del pulsante di avvio. Con l'utilizzo di un fono andiamo a termorestringere questa guaina per dare la forma del manico del nostro avvitatore. Questa termorestringente viene normalmente utilizzata per comporre pacchi batterie. Al termine dell'operazione il nostro manico verde è pronto per l'utilizzo. Intaglio la parte sottostante per far uscire il connettore micro USB per la ricarica e aggiungo un po' di nastro isolante qua e là per coprire eventuali sbavature del nastro termorestringente. È il momento di verificare la ricarica da parte del modulo TP4056 andando a collegare il mio tester USB. All'inserimento del connettore micro abbiamo il LED che si illumina con una corrente di ricarica di circa 380-390 mAh, pertanto non ci rimane che aspettare la carica completa per poi effettuare un test di avvitatura-svitatura. Con un alimentatore da 1 A questa batteria impiegherà circa 3 ore per la ricarica completa. Vi ricordo che questo avvitatore naturalmente è sprovvisto di frizione, ma vista la bassa velocità di rotazione non credo questo rappresenti un problema per l'avvitatura e svitatura. E così, con questi pochi semplici passaggi, abbiamo recuperato un avvitatore destinato alla riscarica e appreso qualche nozione in più su BMS e corrente di spunto. Bene amici, anche per oggi è tutto, non mi dilungo oltre, se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale, io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta, ciao!